Gran Premio della Liberazione a Savignano sull'Urbicone, prima gara in programma, quella riservata agli esordienti di primo anno. E la manifestazione si è potuta svolgere con un bel sole dopo la pioggia della mattina, quindi davvero fortunati di questi tempi avere il sole. Gli organizzatori della Fiumicinese Fight Adriatica. E al secondo giro si è messo in evidenza Federico Banzi della Faentina. La gara si svolgeva sul circuito, sul solito circuito di Savignano, che comprende la salita di Castelvecchio, dove e in cima c'era anche il traguardo della montagna, vinto da Damiano Margutti della San Carlese e da Samuel Marangoni del Cotignolese. Alla fine, al quarto giro, si sono avvantaggiati Marangoni e Margutti, li abbiamo visti nelle immagini. E a causa della mancanza di collaborazione Marangoni staccava poi nel finale Margutti, e vinceva in solitudine, ha coperto la distanza dei 22 km 100 metri, la media di 34,200. Al secondo posto Damiano Margutti della San Carlese a 38 secondi, poi a 55 secondi Luca Chini della Ceretolese, Fabio Rossetti dell'Aquila 1902, quindi Matteo Mercadini della Sidel Macriviera, e poi il suo compagno di squadra Matteo Gazzoli, quindi Carlo Lazzarini della Forlivese, Federico Ranzi della Faentina, e poi Riccardo Galeotti della Massese e Manuel Calderoni dei Fiori di Faenza. E qui siamo già alla gara del secondo anno, gara che ha visto la partenza più numerosa, un buon numero di atleti, 75 precisamente alla partenza, folto gruppo di esordienti, quindi gara subito molto tirata. Qui vediamo la partenza con traguardi volanti vinti da Mirko Masola della Formaggi Bene di Monselice, poi Marco Bottega della Virtus e Leonardo Ordinati del Pedale Riminese. Gruppo che pertanto si frazionava in tre tronconi, mentre Garassiti si aggiudicava il Gran Premio della Montagna e Zanelli i traguardi volanti. Nel gruppo abbastanza folto dei fuggitivi non c'era collaborazione, e a due giri dal termine si ricompattavano gli inseguitori e si ricongiungevano col gruppo di testa, preludio di una volatona compatta che, nonostante qualche sbandamento ai 300 metri, consentiva a Lorenzo Ghiselli di aggiudicarsi la terza vittoria stagionale. E tra poco vedremo appunto la bella volata di Lorenzo Ghiselli, che ormai ci ha abituati alle sue vittorie in serie. Quindi al primo posto Lorenzo Ghiselli, qui stanno affrontando una curva in discesa, Lorenzo Ghiselli della Cotignolese compie i 30 km e 400 metri alla media oraria di 35,764. Al secondo posto Filippo Savini della Zannoni MG di Faenza, poi terzo Mattia Capece della Forti e Liberi di Forlì, al quarto posto Adram Canzini della San Lazzaro, poi Stefano Tassi della Cotignolese, Bruno Dell'Amore della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Sebastiano Pirra della Pizzigatti di Forlì, quindi Riccardo Carassini della San Carlese, Domenico Leonetti della Formiginese e Raffaele Visinelli della Ceretolese. Ed ora siamo alla gara degli allievi. Sono partiti in 56 su 63 iscritti. Ma ora, mentre vediamo questa partenza, voglio darvi due ordini d'arrivo che non fanno parte dei nostri filmati. A San Pietro in Trento, Patrick Martini ha conquistato la sua quinta vittoria stagionale. Un grande Patrick Martini, se n'è andato 2 km dall'arrivo, è stato ripreso, poi ai 300 metri ha staccato tutte le ruote e è andato a conquistare la sua quarta vittoria stagionale. Gli Under 23 hanno gareggiato a Tabiano Terme, qui ha vinto Alessandro Rastelli della Juvenes Italfin. E per quel che riguarda i romagnoli, Stefano Brunelli della Nicolò Biondo ha guadagnato l'ottavo posto, Giacomo Montanari della Dal Fiume si è classificato in decima posizione. Torniamo per un attimo alla gara vinta da Patrick Martini. Patrick Martini l'avevamo visto in forma smagliante la domenica precedente quando aveva vinto a Reda, qui si è riconfermato in pieno. Ma ora torniamo al 24esimo Gran Premio della Liberazione di Savignano, secondo Memorial Fabio Bernabini,
Ed era anche valida come seconda prova del Challenge Castagna organizzato dalla Polisportiva San Marino di Carpi. In evidenza i primi giri Ivan Palazzi della Juvenes, Emanuele Biondi della Formaggi Bene di Monselice. Vittorie nei numerosi traguardi volanti di Montaguti della Forlivese, Zavoli della Juvenes, nei Gran Premi della Montagna di Dalmaso della Forte Liberi. Nel traguardo speciale Challenge Castagna l'ha sputato invece Matteo Montaguti della Forlivese. Gara molto tirata con Alessandrini che si inventa una fuga trainandosi dietro Montaguti e Zavoli. Qui vediamo il terzetto in azione, caparbiamente Alessandrini vince la volata e si aggiudica anche il titolo di campione provinciale proprio davanti a Montaguti, che vince comunque il trofeo Fratelli Pinori del Gran Premio della Montagna. Sprint del gruppo appannaggio dei corridori della Unes con Gombi e Paganelli. Tra poco vedremo le volate. Ottima la coreografia curata nei migliori particolari da parte della fiumicinese Fight Adriatica. Ecco qua la vittoria di Alessandrini della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, 49 km, la media oraria di 40 e 54. Al secondo posto Matteo Montaguti della Forlivesi, poi Giovanni Zavoli della Juvenes Eco, poi a 7 secondi Emanuele Biondi della Formaggi Bene e a 23 secondi Loris Gobbi della Juvenes di San Marino. Seguono Matteo Paganelli, anche lui della Juvenes, poi Renato Valgimini del Russi, Thomas Linari Cotignanese, Davide Valbonetti Forti Liberi e Luca Montanari Faentino. E adesso velocemente le prossime gare. Non ci sono gare in Romagna per l'Italia del 23, ma il weekend si presenta ugualmente molto interessante. Sabato 1 maggio a Lugo è in programma il 68esimo giro della Romagna riservato alla categoria juniores.